Sicuramente è un'esperienza diciamo molto drammatica dal punto di vista sia scientifico, dal punto di vista professionale, dal punto di vista umano. Le regole si stanno allentando, ma il Covid lascia ancora il segno nei medici, nei pazienti, in coloro che insomma hanno avuto a che fare con questo virus che da 2 anni a questa parte ha sconvolto le nostre vite. Sono trascorsi 3 mesi dall'arrivo dell'ultima variante Omicron anche in Italia e quello che si è capito è che è tutt'altro che un'influenza. 16.000 i morti, in gran parte over 70 e 80, il doppio di una normale influenza. Non solo, secondo gli esperti, è ormai evidente che anche la variante Omicron è responsabile del cosiddetto long Covid, la sindrome che dopo diversi mesi colpisce chi è stato contagiato, anche se sembra con sintomi più leggeri. Sono molti i casi di pazienti guariti che riscontrano problemi respiratori e infezioni ai polmoni. Oltre alla cura della malattia, in questo caso della grave difficoltà respiratoria da polmonite Covid, ci obbliga anche a considerare gli aspetti appunto di tipo palliativo, di controllo dei sintomi, laddove ci troviamo di fronte a una malattia che non può essere guarita. E questo aspetto si collega anche con la tematica dell'incontro di oggi, che riguarda il fino a quando spingersi per il trattamento con apparecchi, con macchine dell'insufficienza respiratoria e quando invece o come integrare quelle che sono le cure palliative, le cure della persona rispetto alla dignità, la cura dei sintomi. Questo è proprio l'obiettivo che coinvolge il Covid, ma anche oltre il Covid nei confronti di quello che è la pandemia, di un numero di persone che cresce sempre maggiormente, che dipende da uso di ossigeno, di macchinari per vivere e che ha la scelta di decidere se continuare a vivere in quel modo oppure ottenere invece delle cure che permettono di poter poi essere accompagnati, diciamo, nel fine vita in modo adeguato. Di recente si è tenuto un convegno ospitato dall'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove medici e operatori sanitari si sono interrogati anche sul delicato tema delle cure palliative per i pazienti con gravi difficoltà respiratorie. Ad Arezzo sono circa 1.000 coloro che sono purtroppo obbligati all'ossigenoterapia. E questo è un punto molto fondamentale. Ecco, in questa mattinata abbiamo proprio discusso la necessità di informare e di comunicare precocemente con il paziente, con i familiari, su quello che è l'evoluzione della malattia e cercare di condividere, comprendere quali sono le scelte, come diceva, di fine vita, se prolungare la vita collegato con una macchina, se invece diciamo interromperla e quindi utilizzare dei mezzi per poter appunto passare diciamo purtroppo al termine della vita in modo dignitoso, ma comunque condividendo quella che è una scelta personale e individuale, in cui certamente gli operatori sanitari hanno il ruolo di informare correttamente, di essere vicini in questi momenti difficili.